Rieccoci al nuovo episodio, il decimo di questa campagna, con i Seleucidi. Il nostro obiettivo è conquistare Yhadrim, ma ho già tentato di fare il decimo episodio, ma è crashato quando Yhadrim ha attaccato questo esercito. Quindi, a rigor di logica, lo facciamo ritirare ad Adumatu, perché crasha e quindi diventa un po' un problema. Eliminiamo i turni, perché perdiamo più tempo a vedere le mosse dell'IA che altro. E possiamo spostare questo esercito da Salamis Antiochia. Per potenziarlo in toto. E con questo esercito tentare un attacco ai territori, diciamo, degli armeni. Per il resto spostiamo questo esercito da Carmut a Saegra, in attesa del reclutamento di nuove unità di cavalleria, e presuppongo che il turno sia finito. Andiamo a vedere un attimo la situazione qui a Massalia. È tranquilla, reclutiamo due unità di Seleucid Infantry, a Pergamon niente di che, a Pergamon, e sì, direi che possiamo passare il turno. Gli eredi ci propongono un'alleanza militare, accettiamo. Tranquillamente. Blemmi non aggression pact, rifiutano, non ci va di pagare Blemmi, sinceramente. Già il nome dice tutto, dovrebbero essere annientati dalla faccia della terra. Vediamo se in futuro saremo noi ad annientarli. Abbiamo completato la ricerca, il nostro generale è morto per cause naturali. Reclutiamo un altro generale. Guerra dichiarata. Fazione distrutta, i Liguri. Dagli Insubri. Roma ha perso un'altra provincia. Uno non è che si può inventare più di tanto. Un'altra fazione distrutta, in Abbadei, ovviamente. Andiamo sull'economico, sul filosofico, sulla filosofia, astronomia ricerchiamo. Reclutiamo, come detto, due unità di cavalleria più forti. Facciamo tre unità di cavalleria migliori, una media e due cittadine. Salamis è sempre a meno uno, quindi non possiamo espandere. Possiamo in compenso reclutare qualche unità migliore dalle parti di Antiochia. Due unità di questi tipi di bicchieri qui. E un'unità di... ma... cavalleria ce l'abbiamo. Di balista... no, balista greca no. Di picchieri... no, facciamo balista greca, dai. Magari se dobbiamo assaltare Armavir serviranno. Sono belli cazzuti questi Mahin, quindi sarà un po' difficile conquistarli, ma vedremo. Dalle parti di Massalia aumentiamo la nostra produzione di cibo. Reclutiamo qualche alleato amico gallico. Ci costa un po'. Abbiamo uno slot in più di reclutamento. Un po' di cavalleria gallica, sì. Anche se paghiamo 4.000 tutto, questi ausiliari sembrano leggermente migliori dei nostri eserciti. Poi penso che possiamo ampliare Armor Shield e Weapons. E possiamo... no, non possiamo passare il turno perché abbiamo una skill da assegnare a Pergamo.
Sto tizio fa parte della nostra famiglia, sì, quindi aumentiamo il suo livello di gravitas soprattutto. Questa va bene. Facciamo due stack. Siamo sempre al 51%. Facciamo sposare... No, va bene così. La nostra spia ci dice che gli Tolemei bruttarelli stanno. La Partia attacca Sardi e entriamo in guerra a fianco del nostro alleato. Tanto la Partia è in capo al mondo, o in culo al mondo, preferibilmente. I Cessetani ti chiedono i 3 Dagmen. Pagamento di 2000. 3006, accettiamo la loro offerta. Presuppongo dovrò riportare la spia verso la rabbia. Speriamo che... Anzi no, perché la nostra spia è tornata in attività. Fazioni distrutte vivisci. Con report di costruzione. Andiamo a cercare di eliminare il loro saggio. Muori. Il nemico è stato ferito. Trasportiamo i nostri eserciti tentando... è un attacco un po' complicato. Perché non possiamo combatterla, già l'ho detto che crasha, maledizione. Possiamo disbandare queste due unità di Celtic Slingers e costruire la caserma degli Orisoteros. Il reclutamento dei nostri amici galli è stato completato. Citizen Cavalry, guai. Non fa niente, caro Zenone, Citizen Cavalry va benissimo. No, più uno di cultura celtica, no. È dalla nostra parte, quindi possiamo aumentare la sua gravitas e la sua autorità. Presuppongo che il turno sia finito qui. Portiamo l'esercito verso i territori nemici. Reclutiamo un agente. No. Lui, che manderemo a spiare i territori armeni. Dichiariamo guerra ai Main, dato che, sperando che... Do not wander in like a desert beggar. If you have something to say, say it like a civilized man. No, 4 turni rimanenti prima della dichiarazione di guerra. Passiamo. Dobbiamo sperare che diete nei loro eserciti, così ne attacchiamo solo uno per volta e possiamo fare l'autoresolve, evitando il crash del gioco. Non so perché crashi sinceramente quando provo ad attaccare i mine. È successo in una delle mie prime campagne con Roma, quando ho tentato di attaccare delle unità dei Garamanti, crashava e alla fine ho dovuto perdere la legione autoresolvendo la battaglia. Evitiamolo questa volta, dividendo i nostri due eserciti tra Egra e Adumatu. È nata una nuova fazione, la Bactria. È rinata dove? Qui. Bravi Bactriani. Oh, i Romani sono riusciti a riprendersi Neapolis e Velletri. Forza, riprendetevi Roma, così magari riuscite a espandervi un po' di più. Andiamo a sabotare un loro esercito. Perfetto.
C'è qualcuno in guerra con i Mine? No, solo gli schiavi. Passiamo. Roma ci chiede di joinare la Libia. No. Ancora no. Pensateci da solo a riconquistare i vostri territori, please. La parte ci crede la pace. Chiediamogli il massimo. Indebolendola. Cimmeria, dai, Dalmazia, veloce. Il nostro agente è stato scoperto, abbiamo ricercato l'astronomia, a parte, vabbè, solide paci. La nobildonna aumenta il suo livello. Oh, ricerchiamo i tratti che più ci interessano. Briber. Oplite Barracks. Cavallerie più forti, torri d'assedio, ariete. Cerchiamo quella per l'Oplite Barracks. Aumentiamo il livello qui ad Adumato con la costruzione di di un tempio. Sempre utile. Tentiamo di manipolarlo questa volta. L'abbiamo tentato. Aumentiamo il livello delle armature di questo esercito e di quest'altro. Ci costa un po', ma va bene così. Riportiamolo ad Adumato. Perfetto. Andiamo a spiare i nostri amici armeni. Arsa Musata sembra vuota. Tre passing. Non fa niente perché il prossimo turno attaccheremo l'Armenia. Ancora due turni. Chiediamo ai rifiutano. Tentiamo di creare una satrapia qui. Rifiutano. Vediamo se la Galazia accetta. Rifiutano anche loro. Ci odiano un po' tutti da queste parti. Oh, Roma si è ripresa i suoi territori finalmente. Presuppongo che possiamo, tra un turno, dopo il reclutamento finale di questo esercito, accompagnarla nella sua guerra, soprattutto al nord Italia. Forza Roma. Passiamo. Ci chiede di generare la guerra contro i Veneti, questa volta possiamo anche accettare. Magari togliamo un po' di pressione ai romani. Di nuovo la parte che attacca la nostra satrapia. My friend. Qui rifiutiamo, non ci interessa entrare in guerra con la Galazia se dobbiamo attaccare gli armeni. Non aggression un pact di Muscat, il pagamento sembra abbastanza esagerato. Rifiutano 2000. Apollonia è praticamente caduta insieme all'Epiro, sperando che i romani riconquistino i loro territori di partenza, quantomeno. Antioco aumenta di rango, così come Agedos, la nobildonna. Donna.
Sono rinati i massaggeti. Bravi. Vediamo cosa c'è da aumentare. Attacco e difesa. Questo qua. Aumentiamo anche il livello degli spadaccini. La nobildonna di Edessa. Sempre 3. Zelo. E procediamo all'attacco contro i territori degli armeni. Un turno. Aspettiamo. Entriamo in guerra anche con la media. Grosso problema. Veramente grosso problema. Facciamo qualcosa di utile. Attaccate con i vostri eserciti l'esercito. Scusate, attaccate medi con il vostro esercito. Tasto è questo, questo esercito qua. Forse dovremmo reclutare anche nei nostri territori, presumibilmente un altro esercito ad Antiochia, per difendere il confine. Vai. Penso Hellenic... Silver Shield Swordman, Shield Barrer. Shield Barrer. I papistai. 3 unità di picchieri. Altre 3. 3 di cavalleria. 2 di... 1 di giavellotti. E in 4 turni abbiamo creato una forza difensiva. Degna di nota. Ritentiamo l'assassinio. Opportunità fallita. Non vuole morire. Il ragazzo. Meno 10 è un po' troppo. Lui aumenta di livello. 1 e 2. Aumentiamo il livello della cavalleria. Un classico. Siamo in guerra con i veneti. Reclutiamo 4 unità di picchieri da queste parti. Cercando di difendere in qualche modo Velletri. Anzi, facciamo così, magari Roma si sveglia. Vai. E passiamo il turno, sperando che Roma porti i suoi eserciti contro i Liguri. Perfetto, come era da copione. E adesso gli chiederemo l'attacco a sud. Bravi romani. Così. Vi voglio. Gli armeni provano una sortita. Verranno chiaramente annientati. Anche perché è un esercito di ponti lì. Abbiamo preso la Samosata. La occupiamo. La nostra prima provincia in Armenia. Samosata, abbiamo incontrato numerose fazioni. Chiediamo quindi ai romani. Di attaccare. No, non possiamo chiedere ai romani di attaccare eserciti che non sono nostri nemici. E quindi. Va bene così. Portiamo i nostri eserciti. Fermo, matto. Chiediamo un accesso militare ai romani. L'abbiamo già, penso. Sì. E aiutiamo i romani contro i libici. Chiedo un piccolo pagamento di 2500. Dai. Tre libici, chiedo un pagamento di 1000. 2000 1008.
Perfetto, quindi possiamo anche chiedere ai romani di attaccare gli eserciti libici ora. Vai, forza. Mentre noi, anche se perderemo Massalia, non ci interessa più di tanto. Comunque sbarchiamo, cioè, avviciniamoci alle coste per sbarcare e andare a dare una mano a questi romani. In seguito andiamo a vedere eserciti da queste parti, non ce ne sono. Ce n'è uno, full, lì, che non ci fa paura. Convertiamo i loro insediamenti. Possiamo reclutare un carro scitico, interessante, interessante. Quindi reclutiamo e aspettiamo un turno per disbandare. Promuoviamo Antioco. 127 di gravitas, ma è un po' vecchiotto purtroppo. E passiamo, no, non passiamo, assegniamo delle skill all'eroe. Cunning, zelo, autorità. E ancora una volta autorità. E adesso possiamo passare. E presuppongo che per questo episodio sia tutto. Ci vediamo all'undicesimo, dove continueremo la nostra avanzata, si spera, nei territori armeni. E vedremo che ci hanno in mente di fare. Ci attaccano con un esercito molesto, pieno di tiratori sia di qua che di là. Sarà un po' un problema. Cercheremo comunque di abbattere tutti i loro tiratori e vincere la battaglia. Nel prossimo episodio quindi ci sarà la difesa di Alzamosada e speriamo, se vinciamo, l'avanzata in territorio almeno. Da Admiral Nelson è tutto, arrivederci al prossimo episodio.